tenere il fiato più a lungo, a migliorare le mie performance di apnea, così appena si potrà tornerò a indossare le mie scarpe preferite per una passeggiata sui fondali. Ciao, da questa quarantena ho imparato ad avere più rispetto per il nostro pianeta Terra e ad utilizzare questi supporti riciclabili e rilavabili per struccarmi. Quindi addio a tutto ciò che si butta e non si può riciclare. Ho imparato sicuramente a dare il giusto peso al tempo. Ho capito che il tempo è la cosa più preziosa che noi abbiamo e spesso ci sfugge dalle mani. Quindi ho cercato di capire come si potesse vivere utilizzando tutto il tempo a disposizione. Quindi imparare a vivere in modo nuovo. Certamente abbiamo imparato, forse reimparato, ad apprezzare il rumore della natura, il cielo azzurro, il suono del vento, il cinguettio degli uccellini, tutte le meraviglie che forse fino ad oggi non avevamo mai apprezzato così tanto. Ma una cosa che sicuramente ho imparato, meglio reimparato, è entrare in contatto in maniera più intensa con la mia casa, cioè a riscoprire di più le stanze, a riscoprire di più anche il balcone, a riscoprire la cucina. Insomma, questa è una cosa molto importante. Quindi sono tornato a riconoscere la mia casa. È una giornata molto importante quella di oggi, una giornata nella quale celebrare il dono più prezioso che ci è stato dato insieme al dono della vita, che è il luogo che ci ospita. La cosa più preziosa da rispettare e da onorare è farlo in questo momento di grande consapevolezza che stiamo vivendo, nel quale dobbiamo produrre nuovi stati di coscienza, produrre nuove conoscenze ed una maggiore consapevolezza del nostro ruolo su questo amato pianeta. Ma io direi il risparmio, il fatto di andare a recuperare cose dal passato, come potrebbe essere per esempio questo registratore, o più banalmente nella nostra quotidianità. Fare la spesa online non è sempre stato facilissimo, a volte abbiamo avuto dei tempi d'attesa anche di 15-16 giorni. Allora diventava importante ciò che avevi a disposizione di farlo bastare il tempo necessario in cui ti consegnassero l'altra spesa. Questo ti porta automaticamente a combattere gli sprechi. Io credo che questa cosa mi resterà per sempre, questo senso di fare un po' più attenzione a non sprecare nulla perché non si sa mai.